In questo modo, i danni su larga scala provocati dalla negligenza delle corporazioni spingeranno la razza umana ad attuare severe limitazioni alle ricerche sul potenziamento umano. Sei sicuro della tua scelta? E sì, allora. Libertà. Per coloro che ne sono privi, è più preziosa dell'oro. Ma quali devono essere i suoi limiti? Noi umani pensiamo spesso di avere il diritto di espanderci, assorbire, convertire, possedere tutto ciò che serve per realizzare i nostri sogni. Quante volte però questo ha portato al conflitto con altri individui convinti della stessa cosa? Guardo le sfide che ho affrontato, il modo in cui le ho superate, e capisco che la morale può essere la nostra salvezza. Non ho agito confrontandomi sempre con i miei valori, pensando alle conseguenze sugli altri. Molte volte ho resistito alla tentazione di abusare del mio potere per arrivare prima ai miei obiettivi. Sono rimasto fedele alla mia umanità, ma la tentazione di ignorarla era sempre con me. È questa tentazione a spaventare Taggart. Lui non teme la libertà, ma il caos che si scatena quando gli individui hanno come unico limite la loro morale. Lui vuole regolare le tecnologie di potenziamento umano perché teme un potere senza alcun limite, senza alcuna guida che impedisca il nascere dell'abuso. La libertà totale non è migliore del caos. La società ha bisogno di leggi e regole che la proteggano. Se gli uomini e le donne di Taggart sono costretti a operare nell'ombra affinché procediamo nella giusta direzione, è forse sbagliato sostenerli. Se sono saggi, come afferma Taggart, come possono fallire? Spero siano all'altezza del compito.